Buongiorno, mi chiamo Stefano Sanna, mi occupo della direzione vendite della Screenline, direzione vendite italiana. Screenline è una fabbrica di schermi che opera sul mercato da circa 30 anni. Al SIEC 2014 siamo venuti per presentare alcune novità. Una delle prime, una delle principali, è uno schermo per il mondo del noleggio, per il renting. È uno schermo che ha delle caratteristiche di unicità, tra le quali la possibilità di ripiegare l'angolo per avere un angolo robusto, facilmente stoccabile, trasportato poi con una valigia e con delle basi dedicate. Con uno schermo di questo tipo riusciamo a realizzare misure fino ai 4,88 m nei vari formati, 4 terzi, 16 decimi o 16. Un'altra novità importante che presentiamo sempre come fabbrica di schermi è lo schermo Screen Up, che in questo caso va ad servire al mercato della didattica e della formazione, che è uno dei mercati principali in forte crescita. La caratteristica di questo schermo è di avere una superficie perfettamente liscia sulla quale si può scrivere con pennarelli di tutti i tipi, compresi gli indelebili, cancellabile facilmente, ma è anche una lavagna interattiva sulla quale si può, utilizzando la tecnologia dei computer interattivi, scrivere con i pennarelli virtuali, andare a vedere le produzioni. E la caratteristica fondamentale di questa lavagna è quella di avere un sistema di fissaggio adesivo alla parete. Questa è una caratteristica di unicità, il sistema di montaggio è questa. Praticamente con un brevetto di un'azienda tedesca, un sistema di incollaggio, si incolla alle pareti, staccabile e riattaccabile quante volte si vuole. In questo caso qui la presentiamo con un supporto mobile per il proiettore. Ma Screenline non è solo una fabbrica di schermi, Screenline è anche un distributore per l'Italia di prodotti tecnologici, tra i quali i videoproiettori Epson. Screenline è partner di Epson, distribuisce i videoproiettori professionali ed è il distributore esclusivo per l'Italia. Oltre ai videoproiettori della Epson, Screenline è iniziato da recente una collaborazione con la BenQ per la distribuzione dei monitor di touch large display. Vediamo qui in questo caso un'applicazione realizzata con il software di una società trentina che si chiama Practix, è una startup dell'Università di Trento che realizza dei software interattivi eccezionali. Con loro abbiamo creato una joint venture, quindi praticamente in questo caso vediamo un'applicazione legata al mondo della security. In questo caso il cliente è un cliente che si occupa di sicurezza in ambito internazionale. Ipotizziamo una situazione di crisi mondiale, da un centro di controllo si possono vedere le situazioni in una parte del mondo, prendere decisioni a seconda del livello di comando. Il sistema può anche essere utilizzato, i software che possono essere realizzati sono realizzati anche per l'ambito museale. In questo caso faccio vedere un'applicazione per l'ambito museale multitouch. In questo caso vediamo la mummia del Similaun ritrovata anni fa nelle montagne del Trentino Alto Adige, che coincide con l'Austria. In questo caso ha la possibilità di un gruppo di ragazzi può interagire simultaneamente sui varie parti del corpo della mummia, andare ad operare delle ricerche con il docente che spiegherà le varie conformazioni, composizioni delle ossa, di cosa mangiavano, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni che sono contenute negli archivi, nei database dei musei, possono essere comodamente e molto velocemente dimostrati e utilizzati per l'ambito della didattica, per l'ambito della formazione. Questo prodotto qua, siamo anche distributori per l'Italia, è con un tipo di distribuzione B2B che va direttamente al distributore, al sistema integrato.